L'obiettivo di questa sera è commentare ovviamente le proposte che avete fatto durante la settimana sulla la sfida della settimana e questa challenge che era sulla gamification urbana. Quindi una challenge un po' particolare, ma avete votato voi la categoria che vi interessava di più e quindi abbiamo scelto di fare la categoria che sembrava avere destato il maggiore interesse. E le risposte non sono state tante, però ne approfittiamo in ogni caso per parlare di qualche caso studio, perché ce ne sono svariati di progetti molto interessanti da commentare che sicuramente possono ispirare qualcuno in qualunque progetto, perché le meccaniche che vengono utilizzate in questi, se modificate a piacimento, cioè modificate a dovere più che a piacimento, possono sicuramente essere utilizzate da qualche parte. Quindi io Mi hai per detto che hai qualche video iniziare, inedico che non conosco bravo. neanch'io Bravo, questa no, sera. infatti l'idea questa sera è poi di capire anche Marco quanto bravo è e gli mostrerò qualche video che ho trovato facendo qualche ricerca nell'ambito e quindi l'idea è di mostrare qualche video in diretta e provare a vedere anche Marco cosa ne pensa. Io ho un'unica grande difficoltà, non riesco a guardare in camera e parlare, è molto molto difficile, ci proverò, perdonatemi se ho lo sguardo che gira in continuazione, ma non so te, è Poi tu molto stai facendo complicato. anche. È perché io guardo te, ma la videocamera non è proprio dove Non siamo abbiamo la schermi. regia. Poi stai facendo anche la regia, non abbiamo ancora la cabina di regia per la diretta. Allora, prima di iniziare sulla sfida, dicevo, vi mostriamo qualche video di cosa vuol dire applicare in modo serio e con risultati molto molto interessanti della gamification urbana o comunque della gamification in ambito di una città, di un paese, per andare a motivare diverse cose che possono essere dei comportamenti positivi, come anche magari delle iniziative del comune o della città. Io, Marco, Ricordo vai. a tutti che la diretta rimane comunque sul gruppo Facebook per chi non riesce a sintonizzarsi questa sera e la metteremo anche nel canale YouTube che abbiamo aperto con la scorsa challenge, dove troverete il video della scorsa challenge e anche questo qua. Quindi se fate un giro su YouTube potete anche iscrivervi al canale, si chiama sempre Project Fun. Eccoci qua. Allora, Eccoci l'idea qua. di guardare il video in diretta, provo a tenere basso l'audio, così. Allora, questo qua è un Non so, progetto. Si sente non qualcosa? sento l'audio io, non so se si sente No, effettivamente. Beh, ma lo commentiamo sotto e basta, tanto in realtà ci bastano solamente le immagini. Effettivamente no, per far partire l'audio di questo devo fare un altro giro e non è facilissimo. non è Quindi, veloce da fare in diretta. no, più che altro non posso Commentiamo noi. parlare. Vai, Allora, vai. questo qua comunque è il progetto vincitore di un'iniziativa che ha fatto Volkswagen ancora una decina di anni fa, in ambito gamification urbana. Aveva chiesto a chiunque di partecipare, a qualunque paese europeo, di provare a fare una propria proposta, di inventare le migliori invenzioni su carta, venivano trasformate in un progetto reale. Ne hanno realizzate 4-5, mi pare, e questo è il progetto vincitore che è stato realizzato e testato in una città, mi pare, forse era Copenaghen o comunque una città danese, se non sbaglio. Allora, quello che stiamo vedendo è classica scena di città. Abbiamo traffico Una persona con 70 cani. con 70 cani. Tra l'altro è uno dei progetti che secondo me ha girato di più ed è uno di quelli più facili da utilizzare per spiegare la gamification, perché effettivamente va. C'è anche un articolo del blog che parla di questo progetto. Se non erro, l'hai scritto tu. Se non erro, assolutamente, l'ho scritto io. Allora, cosa sta facendo questo signorotto? Sta trasformando sta creando un cartello stradale e sta mettendo un contatore di velocità insieme anche ad un segnale di pollice positivo o negativo. E questo contatore non fa, è un autovelox di base, è un autovelox smart che segnala con un pollice verso l'alto se stai andando sotto i limiti e con un pollice verso basso se stai superando i limiti. Cosa succede? Come ha mostrato l'immagine, se una persona supera i limiti di velocità classica, si scatta la foto, viene scattata la foto, ma anche se il limite è sotto la velocità, quindi viene sempre scattata una foto, effettivamente questo me lo dimenticavo. Cosa succedeva però? Le persone che erano sotto i limiti di velocità entravano a far parte di una lotteria. Okay, di una lotteria monetaria con i soldi delle multe che hanno preso quelli sopra il limite di velocità. Quindi le persone sopra il limite di velocità classico
andavano a creare un montepremi, e questo montepremi veniva vinto tramite una lotteria da chi era sotto il limite di velocità. Questo mostra i risultati, la velocità media era di 32 km/h prima dell'esperimento. Ed è scesa a 25. Ed è scesa durante l'esperimento. Com'è successo? È successo sia perché le persone sapevano, e magari non era la prima volta che andavano su quella strada, e sia anche perché c'era un segnale positivo, c'era un pollice che ti andava a premiare questa tua azione, azione positiva, oppure un pollice verso il basso che ti diceva che quell'azione non andava bene. È una cosa che in realtà fanno anche già le alcuni autovelox o i finti autovelox, ci sono già i cartelli per strada. Qua hanno aggiunto delle meccaniche. Recentemente hanno iniziato a metterli anche da me. Hai quelli più semplici che ti dicono la velocità a cui stai andando, e quindi è un feedback in tempo reale che ti fa capire se stai facendo una cosa corretta per il limite di velocità oppure no. E sono rinforzati anche con la faccina felice o triste, questi cartelli. Questo qua ci aggiunge anche la lotteria e rende interessante rispettare il limite di velocità. Quando normalmente è solo la punizione per chi non rispetta il limite, qui puoi vincere anche un premio rispettando il limite della strada. Esattamente, e i risultati sono concreti anche qua, perché al di là dell'aspetto di ok, bellissimo, tutti che vanno su quella strada, effettivamente c'è stata una riduzione del 22% su quel tratto stradale. Quindi sarebbe interessante vedere quanto si riduce in assenza di lotteria, perché comunque la lotteria è un po' macchinosa da applicare. Quindi solamente con la segnaletica. Solamente con la segnaletica e il feedback un po' di influenza sociale, dove ti dicono: grande, stai rispettando i limiti di velocità, oppure guarda che rischi di prenderti la multa. Esattamente. Probabilmente c'è lo stesso un'influenza sul comportamento degli automobilisti. Sì, sì, sì. Poi come al solito si possono aggiungere delle meccaniche o lasciarne anche solamente alcune. Non è detto per forza che bisogna mettere 10 meccaniche per far sì che si raggiunga un obiettivo. Qua loro hanno utilizzato diverse meccaniche, c'era l'imprevedibilità, come diceva Marco, del premio, la gratificazione del premio stesso, e a livello visuale uno aveva subito un feedback se stava andando bene o se stava andando male. Ok, passerei al secondo video. È che questo senza l'audio... Senza l'audio effettivamente è un po' un problema, non ci ho pensato. Allora, Marco, vai tu, commentalo tu. Abbiamo un altro smanettone che mette fili, cavi, cose dentro un cassonetto dell'immondizia, perché tutto diventa IoT con la gamification. Una persona getta un rifiuto all'interno del cestino, e cosa succede? Quel cippino non troppo piccolo che avete visto prima emette un suono diverso ogni volta attraverso delle casse. Prova a simulare il suono. Cestino. Prova a lanciare. Esattamente. Che tresciata. Ci stava, esattamente. Il suono era quello, simulava la caduta di un oggetto. La caduta in un pozzo, esatto, è come buttare in un pozzo qualcosa e scende giù in profondità e ti dici: ma cavolo, quanto profondo è questo cestino? E quindi la gente, per capire cosa sta succedendo, inizia a raccogliere tutti i rifiuti attorno per scoprire questo suono imprevisto, per vedere se lo fa di nuovo. Durante una giornata sono stati raccolti 72 kg di immondizia e buttati in questo cestino. E adesso dovrebbe fare il paragone, esattamente, contro un cestino che era nelle vicinanze, che non aveva questa dinamica. Poi è ovvio Tra l'altro, che... questo qua faceva solamente il suono del pozzo, se non erro, giusto? Quindi... uno butta l'immondizia nel cestino, c'è il suono del pozzo. Probabilmente creava ancora più dipendenza fare il cestino così, però con più suoni diversi, e che dà il suono non sempre, ma a livello probabilistico. Quindi vuoi continuare a buttare dentro per vedere se fa il suono, perché magari pensi di esserti sbagliato, certo. E poi può fare suoni diversi con diversa probabilità. Certo, una versione potenziata. Alternare. E anche poi perché si poteva... Vai, finisci il film. Anche perché a lungo andare uno non si fa sempre, dà sempre lo stesso feedback il cestino. La prima volta susciti curiosità, però con il passare dei giorni ciò che inizialmente è qualcosa di straordinario diventa ordinario e ti abitui. Invece se si aggiunge una componente randomica è più coinvolgente a lungo termine.
Sì, infatti un'altra cosa poteva essere mettere suoni diversi in cestini diversi, così una persona magari era incentivata a farsi tutto il percorso o a provare anche nei giorni successivi cestini diversi per scoprire i diversi suoni o le diverse frasi, perché ovviamente poi si potrebbero far parlare anche il cestino, perché no? Ok, terzo video. Allora, in realtà ero indeciso su questo, ma so che ti piace particolarmente, quindi... Anche questo senza l'audio è il top. Allora c'è la gente che non ha voglia di fare attività fisica e quando ci sono le scale in metro e deve salire le scale, anche se c'è una coda incredibile sulla scala automatica, si accalcano tutti quanti lì quando i gradini normali sono vuoti. E quindi cosa hanno fatto questi geni? Hanno preso i gradini della metropolitana, ci hanno messo sempre cose IoT, telecamere, cippini, sensori e hanno trasformato i gradini in un piano, e quando una persona faceva un gradino degli scalini, partiva la nota all'interno della stanza. Come vedete, qua ci sono tutti i tasti, quelli neri e quelli bianchi, e quando uno mette il piede sul gradino, parte la nota del piano e la gente inizia a saltare per vedere cosa sta succedendo. Sicuramente ci saranno stati dei malati di step che si sono messi a suonare fra Martino sulle scale e poi si sono ribaltati. Però in questo modo, come vedete, c'è molta più gente che va a sinistra sulle scale rispetto alla scala mobile. Eccolo qua. E qua, anche qua è emblematico, il 66% di persone in più vanno a fare le scale rispetto al solito. Esattamente. Quindi Che qua... poi se metti una cosa del genere in una città diventa anche un'attrazione turistica, secondo me. Cioè, se io vado in questa città e so che ci sono queste scale, inizio a fare la storia su Instagram e vado a cercare apposta la fermata della metro per provare il piano. Quindi la gamification in questo caso aiuta sì a fare più attività fisica e a cambiare un'abitudine, ma può diventare anche un'occasione di marketing, diciamo, per la città. Qualunque interazione. Creare interazione è una delle leve più forti per far incuriosire le persone, per farle rendere partecipi di qualcosa. A me viene in mente una cosa banalissima che definirla gamification è esagerato, però effettivamente parlando di attrattive, di posti attrattivi, hai presente nelle classiche ville o magari ci sono alcune piazze che sono fatte in una conformazione particolare, la quale se si parla da un lato della piazza si riesce a sentire dall'altra parte mettendo l'orecchio contro magari una particolare costruzione. Cioè, immaginate, c'è il classico semicerchio o cerchio, si appoggia, si parla e c'è questo fenomeno che si crea, è banale fisica. Ecco, una cosa del genere è interazione. Ogni persona che va in certi luoghi vuole provarlo con una persona ed è una componente di curiosità che spinge le persone ad andare magari a visitare un luogo piuttosto che un altro, o una città piuttosto che un'altra. Quindi sicuramente, come dicevi tu, fare una scalinata anche qua senza dover andare a prendere una scalinata che magari è già importante di per sé o ha un valore simbolico per una città. Quindi non vogliamo assolutamente andare a distruggere posti già di rilievo, ma crearne una nuova, magari un nuovo quartiere che abbia una dinamica di questo tipo, magari solo durante gli orari diurni, per evitare che la gente poi non possa più dormire la sera, potrebbe essere sicuramente una bella iniziativa. Eh sì, perché poi voglio vedere gli smanettoni che si C'hai il mettono là. Mozart ubriaco alle 2 di Sì, notte che cade giù infatti. dalle scale. Infatti, in ogni caso, comunque, perdonate, effettivamente non ho pensato all'audio, vi mettiamo i link nel commento del video, in descrizione, da qualunque parte che usciranno come pop-up, e potete tranquillamente vederli. È la seconda diretta, ragazzi, miglioreremo di Di volta in volta in volta. volta, è giusto così. Allora, io l'ultimo e poi passerei ai commenti, che siamo già a 15 minuti e non voglio anche qua creare troppo hype. E questo era un progetto, un altro progetto che ce ne sarebbero tantissimi, che era un progetto che era nato per dare informazioni sui luoghi di attrazione di una città, però le informazioni non venivano date da una persona, da uno speaker, da un'applicazione, ma venivano date da un oggetto che era nelle vicinanze, come poteva essere un lampione, un cestino o quant'altro. E per interagire con questo oggetto bisognava fare un tweet o mandare un messaggio. Quindi ogni oggetto di un particolare parco o di un posto attrattivo aveva un codice da chiamare. Le persone scrivendo un messaggio e proponendo proprio delle domande, perché dietro c'era un bot, ricevevano delle informazioni. Questo serviva sia
ovviamente a essere a scopo informativo. Le persone avevano la possibilità di scoprire qualcosa di più sul posto che magari visitavano quotidianamente in un modo divertente, perché ovviamente rispetto a leggere un testo, chiedere a un lampione cos'è quella statua là è molto più divertente rispetto che a leggere qualcosa. Dall'altra parte, l'effetto secondario, hanno visto che questi oggetti che venivano contrassegnati con la quale potevi parlare, avendo un'anima propria, chiamiamolo così, cioè le persone gli davano un'importanza, li trattavano meglio. Quindi non erano soggetti ad atti vandalici e non venivano rovinati, quindi erano lindi, belli che puliti, perché le persone ovviamente li trattavano con un certo riguardo. Anche questo è come dare vita, hanno dato vita agli oggetti attorno esattamente a una persona. Anche di questo probabilmente c'è bello. Un video, dopo lo metto, molto molto carino, molto carino, ha avuto successo, ce ne sono veramente tanti, dopo ne metterò un paio di altri, perché anche per questa sera ne avevo ribeccati un bel po', però veniamo direttamente a noi, direi, alla sfida di oggi. Allora, aspetta che tolgo. La sfida di oggi era sulla mobilità sostenibile. Siamo sempre rimasti in tema di attualità, visto anche il bonus biciclette e monopattini, e abbiamo pensato a cosa potrebbe fare il sindaco di Milano per incentivare il trasporto elettrico da parte dei cittadini. Non trasporto elettrico, trasporto sì, che cosa sto dicendo? Il trasporto in bicicletta, monopattino elettrico, la bicicletta da parte dei cittadini. Esattamente. Abbiamo messo un obiettivo abbastanza generico, che era aumentare il numero di persone che usano la bicicletta per spostarsi in città. Il target era tutta la popolazione di Milano, quindi immaginatevi, si parla sia di persone che vanno al lavoro, persone che usano la bicicletta per fare shopping e persone che vogliono andare a fare una gita fuori porta. E c'era un limite che l'abbiamo messo semplicemente per dare un po' più di concretezza alla cosa e anche fare un piccolo step in più di ragionamento. Il limite era 500.000 euro di budget, che uno potrà dire, ma bello sto limite, magari ad averci un budget del genere. In realtà, se poi si ragiona, effettivamente non è così. Cioè, per una città con più di 1 milione di abitanti, non è spesso adottare delle soluzioni, non è così semplice. Cioè, comunque, sono soluzioni costose e spesso alcune soluzioni che hanno proposto le persone, ma che mi erano venute anche in mente a me, superavano di gran lunga i 500.000 euro. Ok, parti tu, Marco? Questa volta sfida ha avuto un po' meno successo rispetto a quella di Immuni. Forse è anche un po' il tema o la consegna più difficile. Voi fateci sempre sapere nei commenti, anche qui in chat o sul gruppo, cosa ne pensate, dateci qualche feedback così possiamo migliorare quelle future in modo tale che aumenti l'interazione da parte di tutta la community. Esattamente, non vogliamo che anche qua uno debba investire mezz'ora del proprio tempo per dover fare una risposta articolata. L'idea è mettersi in gioco per iniziare a capire quelle che sono anche le dinamiche di base che devono, il processo di base che bisogna mettere in pratica per introdurre delle dinamiche di gamification, che è sempre quello, indipendentemente dall'ambito di lavoro, sia che si faccia gamification urbana, sia che si voglia cercare di gamificare una lezione, quindi un insegnante che vuole gamificare la propria lezione, il processo è lineare, è sempre lo stesso. Non si parte dalle meccaniche, ma si parte da delle motivazioni, da delle leve motivazionali che le persone, che sono i nostri utenti in questo caso, hanno nei confronti di un determinato obiettivo. Quindi in questo caso qua ovviamente le motivazioni possono essere svariate, perché si parla di bicicletta, e quindi le soluzioni potevano essere veramente tante. Era molto ampio, sì, la sfida. Sì. Parto io? Vuoi leggere tu il primo commento? Allora, Antonella Porfido, intanto grazie a tutti per aver partecipato. Io sapete sono cattivissimo, poi su queste cose cercherò. No, battute a parte, bravissimi, grazie per aver partecipato, perché so che anche scrivere, giustamente magari siete appena entrati nel gruppo e avete quel timore riverenziale, ma vogliamo togliervelo, assolutamente buttatevi, è la cosa migliore. Antonella, vai, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, non dovete vederlo come un hackathon o come una cosa difficile dove dovete scrivere un libro. Potete buttare lì anche una semplice idea, anche folle. E spesso dalle idee folli poi escono fuori cose molto interessanti.
Esattamente. Antonella ha scritto una serie di iniziative, però le cerco di riassumere giusto per evitare di andare a leggere tutto il post. Di base lei punta molto sull'esplorare, ok? E dire cerchiamo di giocare sulla motivazione delle persone di scoprire dei posti che non hanno mai scoperto andando in bicicletta. Quindi parte iniziando a parlare di organizzare incontri per persone che vanno a lavoro nello stesso posto. E quindi ci organizziamo dei gruppi di persone che vanno in bicicletta e quindi scoprono magari anche il fatto che condividono un percorso assieme a un collega, una persona che fa un altro lavoro, e creano dei piccoli gruppi territoriali di aiuto. Non so cosa intendeva di aiuto, ma immagino che l'idea fosse scoprire magari dei percorsi, la ciclabile o luoghi della città che non si erano visti, perché il percorso magari della ciclabile non passa per quello che uno fa quotidianamente magari con la macchina. Oltre a questo parla di tour nel weekend da fare, quindi il comune dovrebbe organizzare dei tour per far scoprire nuovi posti. Queste sono iniziative che tra l'altro molte città italiane per fortuna fanno già, anche qua a Padova sono state organizzate più volte, non dal comune stesso ma appoggiate dal comune, ed è un modo ovviamente per giocare sulla curiosità delle persone e quindi approfittare della leva di dire ok, scopriamo un posto che magari non hai mai visto, che è a quattro passi da te, ci andiamo in bicicletta, quindi facciamo anche, ci condizioniamo a livello di gruppo perché andiamo in più persone, quindi conosco anche delle persone, posso portare degli amici, posso andare con la famiglia, e questo mi permette di prendere in mano la bici che magari non la prendevo da un po', e quindi fare un minimo l'abitudine con questo mezzo. Parla di creare un'app di Waze per la bici in cui memorizzare gli itinerari, poter condividere le foto di per esplorare altri luoghi. Come dicevo, tutto ruota attorno all'esplorazione, quindi dire io uso la bicicletta perché scopro degli altri posti, perché magari non li ho mai visti perché andavo in macchina, perché magari facevo altro durante un weekend. In cambio di questa cosa ho dei premi, sponsorizzazioni con venditori di bici e quant'altro. In quest'app non è scritta, non ha parlato bene delle meccaniche che girano attorno, probabilmente anche qua si parla di punti che si fanno partecipando alle varie iniziative, però il tema di base è che gioca sull'esplorazione e sulla curiosità delle persone. Questa è la dinamica, la leva motivazionale che Antonella ha usato nel scrivere suo. Che dire? Vuoi dire tu qualcosa o dico io? Fitbit aveva, almeno fino all'anno scorso, qualcosa di simile che punta sulla curiosità delle persone. Praticamente tu puoi sfidare un amico, un insieme di amici, a fare abbastanza attività fisica durante la settimana o la giornata, e al posto di darti, come per l'Apple Watch, la classifica normale, prendono il numero di chilometri che devi fare e li portano in un tragitto magari di montagna o di un sentiero famoso negli Stati Uniti, e vedi la tua posizione nel tragitto e la posizione dei tuoi amici e quanto manca per arrivare alla fine. Poi, man mano che vai avanti nel percorso, ti arrivano le notifiche e ti dicono: Marco, hai superato questo checkpoint. E se vai all'interno dell'app, cosa puoi fare? Guardi il checkpoint e hai il paesaggio a 360, come se fossi dentro il VR, da esplorare, come se ti trovassi in un sentiero e arrivi ad un certo punto del percorso e vedi magari la vallata in montagna oppure un bosco mozzafiato. Quindi la dinamica della curiosità, dell'esplorare cose nuove, è stata usata anche in interfacce completamente digitali come quella di Fitbit. Esattamente. Sì. Non mi era venuto in mente, ma è Fitbit. Sì, aggiungo un piccolo commento veloce. Mi piace l'idea, perché sicuramente è una leva. Ci sono un sacco di persone che lo testimoniano nel fatto che i comuni, come dicevo prima, stanno organizzano già delle gite fuori porta per far prendere confidenza con la bici, persone che magari la bici non la tirano quasi mai fuori perché vanno sempre in macchina, quindi funzionano. L'unica cosa che mi permetto di dire è che purtroppo, tra virgolette, va a parlare solo a una nicchia di persone, soprattutto l'esplorazione nel weekend, parla a quelle persone che magari durante la settimana vanno in macchina e al weekend tirano fuori la bici. Perfetto, perché come obiettivo non abbiamo detto di trasformare chi va in macchina a tirare fuori la bici, però sarebbe stato l'unica meccanica che hai messo che si può usare durante la settimana è quella di cui parli, del fare gruppi di persone che vanno al lavoro. Quella sicuramente è un qualcosa che si può fare, però sì, l'idea è per creare un'abitudine bisogna farlo spesso, bisogna lavorare, macinare
dietro battere chiodo tante volte, e quindi magari farò solamente il weekend, non riesce a creare quell'abitudine per far sostituire la macchina alla bicicletta. Ho fatto un ragionamento contorto, ma credo si sia capito. Un altro punto interessante da sviluppare è come il comune di Milano, il sindaco di Milano potrebbe incentivare un'iniziativa che parte dal basso di questo tipo, perché comunque va stimolata. Scusate se sentite il traffico. Incidente. Andrebbe pensata anche tutta questa parte qua, a livello sistemico, in una città comunque grossa. Esattamente. Passiamo al prossimo commento di Alessandro. Alessandro ha proposto di mettere delle rastrelliere intelligenti all'interno della città con degli NFC, dove chiudere le biciclette al posto di legarle ai pali con il lucchetto, e poi di consegnare sempre dei chip da mettere sotto la sella nel portachiavi alle persone, in modo tale da tracciare in quali rastrelliere vai a chiudere la bici quando ti sposti all'interno del comune di Milano. E ha ideato un sistema di punti individuali dove accumuli più punti man mano che chiudi la bicicletta nelle diverse rastrelliere del territorio, magari anche in luoghi un po' più lontani da casa, o inviti dei tuoi amici all'interno del sistema. Chiaramente ha dato anche una proposta di reward, di ricompensa per questi punti. Ed è molto interessante, secondo me, perché l'ho trovato originale, ovvero è il dare voce alle persone. Man mano che tu accumuli punti, hai la possibilità di dire quello che pensi della mobilità sostenibile in comune con magari un assessore, con un'assemblea. E quindi se tu hai un comportamento virtuoso che fa bene alla collettività, ma anche a te stesso, non guadagni del denaro in cambio, ma hai la possibilità di condividere la tua esperienza e quello che pensi sull'iniziativa con chi prende le decisioni. Sì, molto bello. Molto bello. Molto bello perché quindi provo a riassumere velocemente. Più ti sposti, e questo viene tracciato grazie a questi sensori, a queste rastrelliere intelligenti, più hai potere nei confronti del tuo comune, della tua città, e quindi puoi permetterti di dire la tua voce ha un megafono più ampio, perché hai l'incontro con l'assessore, puoi partecipare al consiglio del quartiere o avere un tuo spazio per proporre una tua idea, o addirittura arrivare a parlare col sindaco. Quindi molto originale l'idea di non andare a toccare magari altre ricompense estrinseche più semplici, che sono altrettanto efficaci, ma magari non vanno a creare quella motivazione interiore che invece può creare un'iniziativa, un incontro con un assessore, comunque poter dire la sua, fare la differenza all'interno del proprio comune, ecco, mettiamola così. Quindi molto bello, mi è piaciuto. Volevo approfittarne riguardo a questo, Marco, però tranquillamente interrompimi se volevi dire qualcosa di mezzo. C'è un'interessante iniziativa che hanno lanciato in Inghilterra, molto simile a questa, qui, vabbè, non la metto in video perché comunque lo linko sotto, in cui sembra quasi che Ale abbia copiato, in cui non si parla di spostamenti in bicicletta, ma spostamenti a piedi. Cioè un comune aveva creato, non delle rastrelliere, ma in questo caso erano dei pali intelligenti, in cui una persona tappava con o una carta o un portachiavi NFC, quindi la tecnologia è la stessa, e grazie alla misurazione del percorso dall'A al B che hai fatto, ricevevi dei punti. I punti potevano essere singoli o di gruppo. Quindi l'idea di andare a... una cosa che ha funzionato era all'interno dei parchi, questo qua è il principale, quindi ovviamente andava a prendere le persone che magari non dovevano spostarsi per andare a lavoro o per fare shopping, ma era proprio un target ben definito, cioè era chi era all'interno del parco, quindi motivare le persone a visitare tutto il parco e anche a camminare avendo un obiettivo. Però effettivamente esiste un caso studio di un comune che l'ha fatto, non con la bicicletta, ma con la pedonabilità. Cioè. Poi c'è l'ultimo commento di Giovanni, che propone tutta una serie di dinamiche di gamification che rappresentano delle motivazioni per le persone, e queste motivazioni potrebbero spingerti ad utilizzare la bicicletta per spostarti all'interno della città.
Vuoi parlarne un po' tu, Edoardo? Vado io. Sì, se tu ce l'hai sotto mano, ti chiedo a te. Sì, io ce l'ho sotto mano. Ne hai elencate quattro, diciamo. La prima è legata alla scoperta del quartiere e della zona in cui vivi. Spesso viviamo in città o comunque in delle aree urbane, non conosciamo bene dei posti che sono magari una strada più in là rispetto a dove ci muoviamo abitualmente. E però nascondono cose interessanti. Quindi un primo tipo di motivazione che potrebbe spingere le persone a muoversi in bicicletta è la scoperta di quartieri nuovi, interessanti dal punto di vista culturale, ma anche magari dal punto di vista di aziende o luoghi di interesse storici. La seconda motivazione che potrebbe spingere le persone ad adottare la bicicletta è il risparmio. In termini di benzina, di tempo per arrivare al lavoro, multe, stress per parcheggiare, perché magari costa molto a Milano parcheggiare la macchina e trovare anche un parcheggio. Poi parla di qualcosa legato un po' all'epic meaning, al salvare il mondo attraverso il proprio comportamento, ovvero contribuire attraverso la bicicletta a ridurre lo smog all'interno della città. E quindi a rendere il luogo in cui si vive un posto più sano. E poi c'è infine il beneficio della salute e forma fisica, perché muovendosi in bicicletta si fa esercizio fisico rispetto allo stare seduti in metropolitana o in macchina. Poi ha ampliato un po' il suo commento dicendo che un progetto del genere deve cambiare le abitudini di una persona e non deve esserci solamente una ricompensa di breve termine, perché altrimenti funziona solamente quando viene lanciata l'iniziativa e poi le persone che vanno in bicicletta iniziano a scemare con il passare del tempo. E quindi gli incentivi progettati con la gamification dovrebbero perdurare con il passare dei mesi. Sì, questo è il punto più importante che ha tirato fuori, che sottolineo come anche alcuni progetti che abbiamo visto prima di gamification, come era quello magari del cestino profondissimo, sono progetti che magari in fase di scoperta, in fase iniziale, ovviamente hanno un impatto forte, però man mano che si va avanti non hanno quella motivazione che ti permette di continuare ad usarlo, perché facendo l'esempio del cestino. Hai già sentito il suono, bene, niente di nuovo, non vai avanti. Quindi bisognerebbe sempre, per riuscire a creare un'esperienza gamificata ad hoc, riuscire a bilanciare tra delle ricompense che magari sono a breve termine, ma anche a medio e lungo termine, in modo tale che una persona sia sempre, rimanga sempre, viene in inglese, engaging, viene Coinvolta. sempre coinvolto all'interno del processo di volta in volta, magari con un livello di difficoltà superiore. E quindi è là che infatti entrano spesso in gioco i premi, sempre di un valore più importante, perché le persone rimangono all'interno del loop, prendono dei premi, hanno dei feedback positivi, vogliono raggiungere quello successivo e così vanno avanti. Quindi assolutamente anche in questo caso qua l'idea era di puntare su qualcosa proprio a medio termine, però senza. Per riuscire ovviamente ad avere una leva forte iniziale bisogna metterci delle motivazioni estrinseche forti, quindi che spesso può essere un premio fin da subito, un riconoscimento fin da subito. Non ho altro da aggiungere. Giovanni ha riassunto bene molte dinamiche, ha parlato meno delle meccaniche da introdurre, le ha accennate, parlava di sistema premiante, ogni tot di dati raggiunti, sconti per il cambio bici o ricariche gratuite di bici elettriche, tutte cose assolutamente valide. Le dinamiche che ha introdotto, che ha elencato, sono assolutamente quelle su cui io stesso giocherei. Non ha esplicato al massimo la parte delle meccaniche, però non era assolutamente importante. L'idea è di dare degli spunti in questo momento. Yes. E passiamo un po' alle nostre idee, dai, adesso. Sì, io guarda, tra l'altro aggiungo subito, la mia ce l'ho su carta, non l'ho scritta, ma non la trovate nel gruppo, ma la riporterò assolutamente dopo. Perché quando ho letto quella di Marco, ho alzato le mani, ho detto no, non posso, ho fatto l'errore che non bisognerebbe fare perché io non dovrei neanche leggerla, ma l'ho letta e quindi bravo Marco. No, battute a parte, ti lascio Marco per primo e poi dico la mia.
Io probabilmente ho superato il limite dei 500.000 euro. E anche di caratteri scritti, forse. E anche di caratteri scritti, esatto. Per inventare questo delirio mi sono basato su un'iniziativa che ha fatto Nike a Parigi, se non erro. Dovevano aprire uno dei loro mega store dove vendono le scarpe, dove puoi fare attività fisica anche dentro, e non hanno deciso di aprirlo in un modo tradizionale, ma hanno messo fuori dal negozio un contatore e hanno lanciato una sfida a tutti i runners della città che corrono attraverso le app della Nike, dicendo: dovete fare un tot di chilometri e al raggiungere questi chilometri noi apriamo il negozio. E man mano che i runner macinavano chilometri in un arco di X chilometri attorno alla città, il contatore fuori dal negozio aumentava e poi, quando hanno raggiunto l'obiettivo, hanno festeggiato tutti assieme e aperto il negozio. E quindi sono partito un po' da quest'idea e l'ho ampliata per il comune di Milano. Come prima cosa, ho individuato la metrica da ottimizzare, il KPI, che è di fondamentale importanza in tutti i progetti di gamification, dato che permette di capire se quello che viene fatto effettivamente funziona e porta un cambiamento nel comportamento delle persone oppure no. E qua probabilmente dove mi sono bruciato tutto il budget. Cosa ho proposto di fare? Di mettere delle telecamere sulle principali città del centro, delle principali strade del centro di Milano, collegate ad internet. Queste telecamere, con l'intelligenza artificiale, possono riconoscere le cose filmate e individuare il numero di biciclette che girano per il centro ogni giorno. Una cosa interessante da fare è vedere il numero di biciclette che girano mediamente in un mese e poi verificare se l'iniziativa di gamification ha aumentato il numero di biciclette rispetto alla media oppure no. E in questo modo si può capire se la strategia adottata ha cambiato il comportamento delle persone e per quanto tempo. Quindi il primo passo è mettere le telecamere che riconoscono il numero di ciclisti e li contano. Il secondo è vedere mediamente quanti ciclisti passano per il centro ogni giorno. E il terzo è vedere se l'iniziativa di gamification aumenta questo numero di ciclisti. Un riassunto dell'iniziativa. Ho proposto di mettere tre strutture a LED nei punti nevralgici della città. Immaginate ad esempio una piccola piramide alta 5 metri con dei LED, un cubo, un cerchio, una sfera. E queste strutture hanno una porta che al loro interno nasconde un premio. I LED al di fuori delle strutture mostrano il numero di ciclisti che mancano all'interno di Milano per aprire la porta e sbloccare il premio che è rivolto a tutta la città, nascosto all'interno della struttura. E le tre strutture rappresentano interessi diversi in modo tale da coinvolgere tutta la popolazione. Ad esempio ho ipotizzato musica, ambiente oppure il premio misterioso. E poi ho introdotto tutta una serie di dinamiche e di meccaniche di gamification attorno a questo progetto. Per quanto riguarda il dare il senso di progresso e miglioramento nel raggiungere gli obiettivi, ci sono le milestone agganciate alle tre strutture. Quindi magari per aprire la porta della piramide servono 100.000 ciclisti in più rispetto alla media, per aprire la porta del cubo 250.000 e via dicendo. E poi il contatore al di fuori delle strutture che ho già citato prima, che indica il numero di mancanti di ciclisti per raggiungere l'obiettivo per ogni struttura. Se ci sono i LED un po' al di fuori di tutta la struttura, si può anche giocare con le grafiche come se fosse una barra di progresso per riempirla. Andate a vedere ad esempio come funziona la piramide dei Daft Punk quando fanno i concerti. Ah, ho presente. Poi c'è il concetto di scarsità e urgenza. Quindi faccio qualcosa perché ho un tempo limitato per farlo e perché e qui ci sono delle meccaniche e una è la scadenza dell'iniziativa.
Quindi i cittadini hanno solamente 3 mesi per sbloccare le 3 milestone e riscattare le ricompense. Scaduti i 3 mesi non vincono niente. Ho scelto 3 mesi perché in 3 mesi una persona dovrebbe interiorizzare un po' l'andare in bicicletta e dovrebbe trasformarsi magari in un'abitudine di medio-lungo termine lo spostarsi con questo mezzo. E poi il tetto massimo giornaliero. Perché? Perché la gente furba e dice, cavolo, ma se io faccio una biciclettata nel centro storico di Milano e facciamo un mega flash mob, vuoi vedere che riesco a sbloccare la piramide il primo giorno? E quindi cosa ho proposto? Di mettere un tetto massimo di biciclette che possono essere contate ogni giorno, così non si può fregare il sistema con iniziative di questo tipo. Oppure con persone impazzite che continuano ad andare su e giù sulla stessa strada per farsi riconoscere dalle telecamere. Questa cosa può essere anche adattata a cose come il clima, ad esempio in una giornata di pioggia è normale che ci siano meno ciclisti rispetto a una giornata di sole, quindi il tetto si può aggiustare in base alle condizioni meteo. Sono cose che normalmente non si pensa, a cui non si pensa quando si progetta una strategia di gamification, ma poi ci sono sempre imprevisti come questo. Certo. E l'ho messo come esempio. Poi per quanto riguarda le ricompense delle persone, ho messo una cosa divertente che è il ciclista del giorno. Ogni settimana viene selezionato un ciclista e gli si danno 500 euro. Quindi c'è questa sensazione quando vai in giro in bicicletta e sai che potrebbero fermarti e darti 500 euro e potresti essere tu il vincitore. Il giorno anche senza fermarti, magari ti mandano l'email. Esatto, è che lì dovrebbero sapere chi sei, non essendoci la targa sulla bici è difficile. E questo andrebbe comunicato a fine settimana e il giorno dovrebbe essere casuale, in modo tale da tenere le persone sempre sulle spine mentre si spostano per il centro di Milano. All'interno delle strutture poi chiaramente deve esserci una ricompensa per tutta la città. Io qui non le ho progettate tutte, ma ad esempio per quanto riguarda la musica si potrebbe fare un concerto in Piazza del Duomo. Bellissimo. Chiaramente non l'ho pensato in condizioni di lockdown. Questo. E soprattutto non rientra nel budget, a meno che non chiami tuo cugino a cantare. Ma... No, vabbè, ma si prende un cantante e gli dici, guarda, facciamo questa cosa, canti gratis. Certo, bellissimo però, vabbè, l'idea magari anche di fare queste piramidi mi viene in mente a me di crearle a forma... In base alla categoria, no, perché c'è il premio quello della musica, la piramide potrebbe essere qualcosa legato a uno strumento musicale. Esatto, si potrebbe fare anche questo. Poi possono anche, se all'interno ci metti una statua o qualcosa che dura all'esterno, possono rimanere anche nella città per ricordare alle persone l'iniziativa, possono diventare parte della città. Magari cambiano forma, mostrano dei video dell'iniziativa in loop per un periodo, ci può stare. Poi per quanto riguarda l'imprevedibilità e la curiosità, chiaramente i premi sono misteriosi, quindi vuoi sapere cosa c'è all'interno di queste strutture e anche c'è l'imprevedibilità e la curiosità del ciclista della settimana dove ti prendi 500 euro. Epic Meaning è influenza sociale, l'ho messa assieme, e attraverso la comunicazione bisognerebbe far capire alle persone che stanno facendo una sfida di gruppo e però tutti assieme stanno contribuendo a migliorare la città in cui vivono i cittadini, sia dal punto di vista dello smog, sia dal punto di vista del traffico nelle strade, ma anche per l'attività fisica, perché se una persona ha uno stile di vita più sano, diminuiscono anche i costi legati alla spesa sanitaria del comune. Quindi è importante da comunicare questa cosa qua, anche se non è presente nelle meccaniche di gioco, dovrebbe diventare una componente fondamentale della comunicazione dell'iniziativa. E poi la versione alla perdita è comunque legata alla milestone con la scadenza. Se tu non vai fuori in bicicletta rischi di perdere i 500 euro e in più la città potrebbe non vincere il premio nascosto all'interno della mega struttura. Aggiungi, lo fai anche in un'altra città, crei competizione e solo una delle due città che arriva per primo può farlo, così crea anche quello. No, lotte tra città è meglio non farlo. Bello, molto 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 bello, sei riuscito a bilanciare molto bene, tra l'altro, no, vedi, anche qua abbiamo le persone che ogni giorno hai usato l'espressione giusta, cioè tu
esci e vai a fare shopping in bici o a lavoro in bici, perché effettivamente puoi ogni volta vincere 500 euro al giorno. Cioè, 500 euro magari una volta sola, poi dopo non te li danno più a te, però ogni volta c'è questa idea. Sicuramente a me spingerebbe, magari quella volta là che sono un po' più pigro, dico cavolo, prendo la macchina, no, vado in bici e lavoro, magari una volta buona. E in più hai una motivazione che sia crea l'idea di avere un premio di gruppo da sbloccare, crea un buzz pazzesco che oltre a far parlare dell'iniziativa e a dare un risvolto mediatico assurdo, è una cosa che vuoi saperlo, cioè non esiste che non si raggiunge quell'obiettivo, cioè tutti devono lavorare in quella direzione. Assolutamente, molto molto bello. Cioè, come adesso io per esempio sto spingendo le persone con cui sono vicino a scaricare l'app Immuni per motivi sanitari e non basta, perché cavolo, se ti incontro quello qua ti direi vai in bicicletta perché dobbiamo scoprire cosa c'è dietro la piramide. Molto molto bello. Bravo, bravo, bravo. Ok, come al solito siamo andati lunghi. Tu cosa hai inventato? Dai, sono curioso. Deve essere molto più corto. Allora, tu hai preso ispirazione dalla Nike, dall'idea del retail che si sbloccava. Io ho preso ispirazione dalla Nike, non da retail, ma dal donne contro uomini, se ti ricordi. Non so se era la Nike o l'Adidas. Ah, sì, il concerto, sì. No, avevano fatto un concerto. Avevano fatto un concerto dove ti davano un braccialetto quando hanno lanciato sul mercato il Fuel Band, che era una specie di Apple Watch, dietro il DJ c'era donne e uomini, e in base a quanta attività fisica bruciavi ballando, vincevano le donne o gli uomini all'interno del concerto. Questo non lo conoscevo, il mio è un altro, ma questo è molto figo. Okay. Io parlavo di un sensore che veniva, o era un sensore o era semplicemente l'app della Nike, era per incentivare le donne e gli uomini a correre, quindi era collegato alle scarpe, quindi o era un sensore che si attaccava dentro o sotto la scarpa o era semplicemente l'app Nike, e tutto era una ovviamente un'iniziativa di marketing, perché c'era il sito che era Woman versus Man versus Woman o compagnia, che mostrava questo contattore, e c'è un video bellissimo, se non l'avete visto dopo anche questo lo metto nei link, e ovviamente si andavano a spingere tutte le persone per correre, tutti volevano uscire per correre, perché alla fine del mese c'era un vincitore, c'erano delle varie iniziative. Ecco, l'idea di creare competizione su una cosa del genere mi è venuta in mente, quindi sono partito da là, ho detto competizione non tra donne contro uomini, perché anche là, insomma, non è poi tra l'altro il momento migliore per fare discriminazioni o altro, si possono creare, è uno di quei territori molto borderline, ho pensato più ai quartieri. Quindi l'idea era di creare un portale, un'app magari collegata a Google Fit, quindi senza neanche dover andare a creare qualcosa da spendere tutto il budget nella creazione dell'app. L'app è un contenitore e serve per tracciare, quindi come tu sotto le telecamere userai l'app. Cosa succede? Contattore, tu l'unica informazione che dai è il tuo quartiere, cioè dove sei residente. Classico sito, c'è una comparazione tra i quartieri, le persone hanno l'obiettivo è fare più chilometri, quindi il sito sarà molto improntato sull'idea, sull'epic meaning del stiamo risparmiando CO2, quindi meno andiamo in macchina, più chilometri stiamo facendo, quindi come fa IKEA all'interno dei propri retail, in cui mostra quanto si sta risparmiando grazie alle energie rinnovabili che usano. Ho già scritto bene, oggi abbiamo salvato 50 piante, quindi dovrebbe essere una cosa di questo tipo. Però con i quartieri. L'idea qual è? Per spingere l'iniziativa si creano dei gazebi in giro per la città per un periodo, e in questi gazebi ci sono tutte le persone, quindi ci sarà un hashtag, un nome dedicato di questa iniziativa, che sarà qualcosa che impronti sia sull'epic meaning ma sia sui quartieri. Le persone insegneranno a scaricare l'app, quindi l'idea è di prendere tutta la popolazione, e daranno anche la possibilità, se tu vai nel gazebo, di darti un piccolo cartellino da attaccare alla tua bicicletta. E questa, anche qua, ho copiato un'altra iniziativa che aveva fatto il Comune di Padova, ma probabilmente l'aveva preso da qualcun altro, in cui le persone che andavano in bici potevano attaccarsi dietro, io adoro andare in bici, io risparmio carburante. Erano dei cartellini diversi, c'erano 10 tipologie che la gente si portava dietro in bici, ed era sia ovviamente un simbolo di riconoscimento. Le persone sapevano che quando vedevano quel cartellino attaccato a una bicicletta, tu ce l'avevi, se eri un amante della bici. Sia dall'altra parte era un tuo commitment, un tuo coinvolgimento nei confronti di questa sfida, perché chi ha scaricato l'app e sta partecipando alla sfida del quartiere ha il proprio cartellino, che immaginatevi potrebbe essere tranquillamente personalizzato in base al quartiere. Cosa succede? Ogni tot, anche qua non ho definito, ma potrebbe essere settimanale come mensile, vengono estratti dei vincitori indipendentemente da come sta andando il quartiere, quindi le persone che hanno effettuato almeno, faccio un esempio, 5 chilometri
in un giorno, ogni volta che una persona fa 5 km in un giorno sblocca un biglietto lotteria, se ne fa di più non vale, quindi anche qua sempre per evitare che una persona faccia 100 km, chi ovviamente è abituato ad andare in bici ne fa 100, altro che va al lavoro deve avere le stesse possibilità, non è che semplicemente perché sei un... Non vogliamo premiare solo gli atleti, assolutamente anche no, anche il settantenne. Assolutamente, però se tu fai chilometri in più hai comunque un coinvolgimento perché vai a sbloccare dei badge, quindi hai per le sfide di gruppo e per la lotteria contano solamente i primi chilometri, per i chilometri successivi invece hai dei tuoi badge che sono dei badge reali, perché quel cartellino che ti hanno dato all'inizio cambia forma, quindi puoi dimostrare che sei il più figo di tutti, mettiamola così, hai fatto più chilometri, quindi hai portato maggiore beneficio alla tua città perché non hai consumato CO2, perché non hai ridotto il traffico andando in bicicletta, e lo puoi far sapere a tutti attaccando questo cartellino. Collegato a questo c'erano delle iniziative, i premi che venivano dati non erano in denaro, ma la mia idea era, basandosi su quartieri, l'idea era di dare dei buoni per negozi di biciclette del quartiere certificati, quindi l'idea è tu hai un buono da spendere per migliorare la tua bici, per pimpare la tua bici, non so se ricordi Marco la trasmissione su MTV che era Pimp My Ride. Pimp My Ride, mi sa. Ecco qua, Pimp My Bike, che potrebbe essere proprio il nome dell'iniziativa, però giocando molto sulle attività territoriali, locali. Potrebbe essere anche l'e-commerce, ma l'e-commerce non dei classici, ma l'e-commerce magari di un'attività di zona. Quindi vai in bicicletta, migliori la tua bicicletta perché puoi partecipare alla lotteria che ti dà dei buoni, e in più hai una motivazione sui quartieri che magari alla fine del mese il quartiere che ha sbloccato più chilometri può essere lui il luogo per un concerto o per un'iniziativa particolare, quindi magari c'è una particolare tour di concerti, di autori, di cantanti che deve venire a suonare, ma andranno a suonare nei quartieri che saranno più virtuosi, quindi saranno stati più virtuosi nei confronti della bicicletta. In realtà questo è un add-on, perché semplicemente anche mettere una grafica in cui va a mostrare qual è il quartiere più virtuoso è già una bella leva motivazionale, secondo me non serve aggiungere anche una rewards legata a quello, però sarebbe anche qua più per una questione di marketing. Interessante, bello, figo, soprattutto il creare un ibrido tra il digitale e il fisico, anche con i cartellini all'interno delle biciclette, sia perché susciti curiosità quando vedi tutti quei cartellini in giro, ma riesci a coinvolgere allo stesso tempo. Condizionamento sociale, tra l'altro, al di là della pubblicità. Esatto. Hai curiosità e anche condizionamento sociale, perché se vedi tutti i tuoi amici con il cartellino dello stesso quartiere, anche... vai a prenderlo anche al gazebo. In questo modo puoi anche coinvolgere le persone di tutte le età. E poi mi è piaciuto il discorso di potenziare la bicicletta come se fosse il tuo personaggio nel GDR che sale di livello, dove sblocchi l'arma più figa per battere il boss finale o queste cose qua. È super interessante. Potrebbero essere tutti gli strumenti tra l'altro di sicurezza, quindi la luce, la catena, quindi si potrebbe anche là giocare con i buoni, invece di dare tanti soldi tra virgolette a una persona, quindi un buono grosso a una persona, si possono fare più buoni, tanti buoni, quindi ogni giorno vincono 50 persone, ma vincono 50 lucchetti, 50 luci, anche qua sempre per dire bene, vai in bicicletta ma vai in sicurezza, perché comunque lo stesso... O con rarità diversa, magari puoi dare la skin per la bicicletta dove uno cambia il telaio. Bellissimo. Sì, si potrebbero inventare un sacco di cose per potenziare la bicicletta. Sì. Guarda, io domani faccio una chiamata all'assessore che conosco qua di Padova e te lo dico, qualche cosina ce la spariamo fuori. No, battute a parte, sono tantissime belle iniziative, riuscire a trovare un comune o comunque una cerchia di persone che sono, non viene di termine, associazione o quant'altro, per spingere questa iniziativa sarebbe molto molto bello. Ce n'è una che anche qua non mi viene il nome, ma la linko, che ha fatto una cosa simile a quella che stiamo dicendo io e te, e l'ha fatto andando a creare dei piccoli kit che ti arrivano a casa da attaccare alla tua bicicletta per misurare quanti chilometri fai, e in base ai chilometri il comune ti dà dei soldi, quindi incentivi, rewards estrinseche in centesimi, tipo ogni chilometro sono x centesimi, ma qua proprio è per le persone che vanno a lavoro, quindi l'idea è puntare sul target principale. L'ha fatta, è su Bari,
non mi ricordo più, si chiamava Pin Bike o qualcosa, ma sicuramente adesso lo trovo. E mi dispiace che rimangano solo in alcune città queste iniziative. Non hanno forse anche il megafono a livello pubblicitario che gli permette di fare il salto, perché secondo me sono iniziative splendide, che adesso non vedi, Bonus Bici ha fatto un clamore assurdo. Chi è che non vuole il Bonus Bici? Secondo me sicuramente è una bella iniziativa che spingerà le persone a acquistare una bicicletta. Non è detto, come saprai bene, che una persona che acquista la bicicletta poi la usi. Ci vuole Eh sì. Sì, qualcosa in più di collegato. Un po' come anche il bonus scuola, che per la scusa il sì. bonus scuola lo dai, ma le persone magari non facevano quello che quindi dovrebbe essere sempre collegato, magari ti do il bonus scuola, ti do il bonus bici, ma è Con legato. qualcosa in più che spinge Sì. anche ad utilizzare la bicicletta. O magari ti raddoppio il bonus bici se fai un tot, dimostri che hai fatto tot chilometri nel giro di un anno, una cosa di questo tipo. Sarebbe molto molto bello. Bene, siamo andati lunghissimi anche questa sera, 56 minuti. La prossima, però siamo sotto l'ora, eh. Sotto l'ora è Siamo una bella sotto l'ora. pressione. Dai. Avevamo anche meno commenti da leggere a questo giro. Sì, Ci siamo sì. dilungati noi. Dai, ci siamo divertiti. Ricordo a tutti che trovate la diretta sul gruppo e anche sul canale di YouTube di Project Fun. Poi scriveremo magari un articolo sul blog. Sicuramente. Dove mettiamo il video è sempre le idee dei partecipanti. E vuoi aggiungere qualcosa tu, Edoardo? Sì, Grazie a a tutti noi ci quelli partecipato, che sono stati assolutamente. online, esatto, Non abbiamo detto e che nulla sui vincitori. Allora, con Marco abbiamo pensato che, essendo ovviamente un numero limitato, era non è stupido, no, non mi viene il termine, ma comunque era bruttino dare un premio solamente a una persona. Quindi, in questo momento, visto che stiamo cercando di creare un giro di persone che partecipi attivamente a queste challenge, vincete tutti e tre, in questo caso, perché in questo momento siamo contenti che avete contribuito. Grazie, perché sicuramente buttarsi, soprattutto quando ci sono pochi commenti, sappiamo che la leva del condizionamento sociale è molto forte, quindi magari quando vedete pochi commenti, la paura di essere valutati o di scrivere cose stupide è molto forte. Quindi bravi, 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 avete vinto il badge coraggio della settimana. Quindi non abbiamo votato un vincitore, grazie a Alessandro, grazie a Giovanni, che ormai è diventato un regular, e grazie a Antonella, assolutamente. Speriamo la prossima volta di vedere un po' più di giro. A noi ci piacerebbe farla veramente ogni settimana. Se a voi piace e volete proporre magari qualche soluzione migliore, noi vi promettiamo che sicuramente cerchiamo sia di renderle un po' più interessanti, anche come abbiamo fatto oggi, proponendo dei casi studio, quindi non solo parlare delle proposte, ma anche di altro, e sia anche accorciandole, in modo tale che magari ve le potete ascoltare mentre vi fate una corsetta o un giro in bici, piuttosto di dover stare un'ora. Quindi scriveteci pure nei commenti se avete dei suggerimenti, se vi piace questo format, perché a noi piace un sacco. A me piace un sacco. Quindi mi piacerebbe Sì. continuare a farlo. Va bene. Un saluto a tutti quanti e Grazie. ci becchiamo alla prossima diretta qui sul gruppo Facebook. E qua ci sta la sigla Project Fun. Ciao. Ciao a tutti.